Stadio Mazza di Ferrara, di fronte e spalle Pescara. Baldini non rischia, Valzaria, risentimento alla flessore, rilancia l'altro ex Tugnov. Unica novità rispetto all'11 schierato ad Ascoli, Estensi in crisi. Il tecnico Andrea Dossera cambia sistema di gioco e si affida alla difesa 3-3-5-1-1 davanti Rao, a ridosso dell'islandese Carlson, ex Vispesor e Venezia. Antenucci parte dalla panchina nel riscaldamento, out arena, 400 tifosi biancazzurri. Al suo posto Nador, ex Ancona classe 2002. Il primo tempo si gioca così, con un errore di Buchel, il destro da fuori di Pellacani, in due tempi il portiere Melgrati. Questa è la prima occasione del match con il bunker eretto dalla squadra allenata da Andrea Dossera. Qui sbaglia Vergani, che praticamente effettua il passaggio di fatto a Mignanelli, da qui il passaggio anche al suo compagno di squadra, vale a dire Rao, che è un giocatore rapido e molto veloce. Il destro a giro di poco sopra la traversa. 12° minuto, attacca la Pescara sulla destra, vediamo il tentativo, il pallone che viene bloccato dal portiere Melgrati, una sorta di flipper, nulla di fatto. Il Pescara fa fatica a trovare, diciamo, la via del gol negli ultimi 16 metri. Attenzione qui ancora Carlson per Rao, il suo sinistro in diagonale, fa buona guardia al centro della sua porta Plizzari, sempre pericoloso Rao, sempre nel primo tempo. 21° il cambio di lato di D'Agasso, il pallone che viene gestito dalla Pescara con, vediamo, Bentivegna, il suo sinistro e la parata a terra sempre di Melgrati. Di fatto non accade nulla nei primi 20 minuti, eccezion fatta per le azioni che vi abbiamo raccontato. Poi c'è una palla recuperata da Tugnov, che avrebbe potuto, ignora Bentivegna, meglio piazzato libero sulla sua destra, il suo sinistro, il suo mancino viene controllato dal portiere Melgrati. E poi ancora a fine primo tempo ci prova Bentivegna su calcio franco, la palla sorvola la traversa della porta di Melgrati. Secondo tempo, tre sostituzioni, entra soprattutto Merola, la sua grande qualità, guardate, pallone recuperato dagli avanti del Pescara e poi ricavo per Cangiano, che spreca l'impossibile da 0 metri 0. Di fatto il pallone termina altissimo sopra la traversa della porta difesa da Melgrati. 60° ancora Merola che trova spazio e luce per la conclusione, il suo sinistro che sfiora l'incrocio dei pali. Il Pescara molto più deciso, più determinato nel secondo tempo, crea tantissime occasioni a gol per sbloccare il punteggio. Ancora Merola, il suo traversone, il suo cross morbido, il colpo di testa di D'Agasso con la palla che sfiora, sorvola per meglio dire, la traversa della porta difesa da Melgrati. 75° batte l'angolo Ferraris, che è entrato in corso d'opera, il colpo di testa di Brosco. In terzo tempo va a anticipare i difensori centrali della SPAL, il Pescara sblocca la situazione col suo capitano Riccardo Brosco. Questo è il sesto gol in 108 presenze con la maglia del Pescara, il secondo in campionato, un gol pesantissimo. 78° ancora avanti la formazione biancazzurra, c'è questo traversone di Pierozzi, non chiude col destro, un errore da parte di Merola che va col sinistro in volée, la palla termina a fondo campo, altra grande opportunità per il Pescara. Poi la SPAL con Dorazio, entrato in corso d'opera, il suo destro velenosissimo, reattivo, l'estremo difensore biancazzurro. Poi c'è anche un fallo commesso ai danni di Moruzzi e una munizione per Awa. 92° ci prova ancora Zammarini, all'altezza dei 16 metri dell'area di rigore biancazzurra c'è la respinta di Plizzari e poi il fuorigioco che viene segnalato ad Antenucci, entrato negli ultimi 20 minuti di gara. Sono 5 minuti di recupero, 94° e 12 secondi, la Pescara attacca ancora con Vergani, potrebbe combinare con Merola, prova al sinistro a giro, il portiere immobile, la palla sfiora di un niente, il palo destro della porta di Melgrati. 94° e 30 secondi, il triplice fischio dopo 5 minuti di recupero, il Pescara sbanca il Mazza di Ferrara 1-0, decide capitan Riccardo Brosco. 400 cuori biancazzurri presenti al Mazza in una giornata, in una serata feriale, il Pescara sempre più in testa alla classifica. Pescara che vince la sua quinta partita consecutiva lontano dal pubblico amico.